Posso inserire una femmina in un gruppo di due castroni che già sono insieme da un po' di tempo? Valeria mi ha posto questa domanda un po' di tempo fa e ha specificato: non ho un mediatore. Allora, io ho già fatto un video un po' di tempo fa parlando di una situazione senza mediatori, ma volevo rispondere a Valeria perché questa è una situazione che si può riproporre a diversi di voi. Faccio difficoltà a fare un video generico sulla introduzione in branco perché sono sempre delle questioni estremamente delicate che dipendono dalla storia di ogni singolo cavallo e generalizzare di solito è sbagliato e può portare gravi problemi. Adesso sigla e poi ci vediamo per capire quali gravi problemi può portare. Proviamo a generalizzare e a dare una risposta a Valeria. Innanzitutto, questo lo sapete bene tutti, non bisogna prendere i cavalli e buttarli insieme, per questo Valeria mi ha fatto la domanda. Anche se avete ettari e ettari di terreno, quando state introducendo un cavallo in un nuovo gruppo, quindi non una coppia che eventualmente si ritira da una parte, avete ettari e ettari, questi piano piano creano il loro avvicinamento, la loro strada verso il gruppo che c'è già formato. Ma se state introducendo un cavallo, questo ci soffrirà tantissimo nel momento in cui viene eventualmente scacciato da quelli che già sono presenti, perché sta da solo. Anche se potrebbero non farsi male, questa è una cosa che in natura non avviene mai. Prima di farli stare insieme, ci sono tutta una serie di accortezze, per esempio farli stare in paddock adiacenti, dove i cavalli possano cominciare a conoscersi. Cosa può accadere? Può accadere che vedete già subito che si piacciono, ma aspettate comunque un attimo, oppure po potete vedere che invece si minacciano. Voi dovete aspettare che i cavalli, quando sono messi in paddock adiacenti, facciano questo, rispondano adeguatamente, quindi con segnali di pacificazione, alle eventuali minacce dell'altro. Questo perché? Perché così saprete che quando introducete e appunto quello nuovo all'interno del gruppo, sapete già che questo gli dice: no, non ti preoccupare, non voglio litigare con te. Oppure che dall'altra parte gli dicono: non ti preoccupare, noi non vogliamo litigare con te. O uno o l'altro. Questo è fondamentale. Ora, io vi ho detto che i cavalli dovrebbero stare in paddock adiacenti, ma certe volte no. In certe situazioni, se li mettete in paddock adiacenti, non fanno altro che aumentare il loro disagio, perché ci sono alcuni cavalli che si sentono invasi nel proprio spazio e quindi continueranno tutto il tempo a minacciare gli altri. E quindi in quel caso li dovete tenere in un paddock più distante. Vedete che le situazioni sono così varie, dovete proprio imparare a leggere la comunicazione e quindi venire al percorso, quantomeno al primo incontro, perché nel primo fine settimana ci occupiamo proprio di comunicazione ed emozioni del cavallo. Ok, ma mettiamo caso che vada tutto bene, li avete messi in paddock adiacenti, vedete che si mandano segnali di pacificazione, anzi magari si vogliono conoscere, eccetera, eccetera. A quel punto voi dovete avere un'amica, un amico, qualcuno con cui portare questi tre cavalli a pascolare tutti e tre insieme. Non fate che li portate nel campo in terra, ve l'ho detto tante volte. Andare a mangiare l'erba insieme è molto, molto, molto importante. L'esempio che faccio sempre, che mi piace un sacco, voi immaginate di andare ad una festa dove non conoscete nessuno, e c'è il tavolo del buffet. Non dico che vi lanciate sul buffet, però vi prendete il vostro piattino e avete qualcosa da fare, che non è per forza chiacchierare con gli altri. Arriva qualcuno che chiacchiera con voi, vi mettete a mangiare le vostre cose mentre parlate. Se la conversazione è ottima, vi dimenticate del vostro piattino. Se la conversazione invece a un certo punto langue e volete staccare, cosa fate? O dite: vado in bagno, se il tavolo di buffet non c'è, ma questa cosa ve la potete giocare solo 2 o 3 volte, se no vi fate una brutta fama, anzi già 2 o 3 volte è un po' tanto. Oppure andate, dite: vado a prendermi qualcosa, ciao, parliamo in un altro momento. Se il tavolo del buffet non c'è, diventa tutto molto più complicato. Il prato funziona nello stesso identico modo. Quindi a Valeria dico: andate con questa cavalla e con gli altri due castroni a pascolare, tutti alla longhina all'inizio. Perché ci serve la longhina? Perché qualcuno potrebbe voler dire a qualcun altro le cose in una maniera non proprio socialmente accettabile.
Questo è un punto molto importante. È un punto molto importante perché non vogliamo che loro si piacciono per forza, quindi noi non vogliamo che questi si inizino a grumare, che facciano chissà che cosa, però si possono pure mandare a quel paese uno con l'altro, ma lo devono fare senza darsi un calcio o senza darsi un morso. Si possono minacciare e noi non gli diciamo niente, perché hanno tutto il diritto di farlo. Io non voglio stare seduto vicino a te in pizzeria e voglio stare seduto vicino a quell'altro. Ciao. Ok, che cosa dobbiamo fare? Per questo hanno la longhina, perché magari uno potrebbe avere uno scatto in cui decide di andare a dire qualcosa malamente a qualcun altro e noi con tutta la calma gli diciamo no, 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 guarda, non è una bella idea, facciamo che ci mangiamo questo filo d'erba, quella è una bellissima idea. E allora abbassate i toni. E la difficoltà in tutto questo sta nell'avere il buon occhio di anticipare un attimo il momento in cui voi dovreste attaccarvi alla corda con tutte le vostre forze per trattenere il cavallo che è già partito per andare verso l'altro. Per questo vi dico è importante la comunicazione o per esempio dei video che nelle consulenze io guardo per riuscire a capire come un cavallo comunica e quindi dire probabilmente questo si comporterà in questo modo in quella situazione. Avrete già capito che se siete da soli le cose cominciano ad essere un pochettino complicate, ma mettiamo che avete il vostro paddock dove tenete questi due cavalli, il paddock mettiamo adiacente dove c'è la nuova arrivata e volete cominciare a fare delle socializzazioni un po' più interessanti. Allora, non potete, la socializzazione più interessante che significa? Io e te ce ne andiamo a fare il nostro aperitivo insieme, quindi io e te, la femmina e uno dei castroni si va a mangiare l'erba insieme, ma non si può fare perché resta uno solo dei due e quello che resta magari va in emotività, comincia a correre avanti e indietro, attivando il circuito cerebrale del panico e che cosa succede? Che gli resta il fatto che quando quella lì sta col suo amico, lui va fuori di testa e quindi resta una marcatura emozionale negativa. Allora, che cosa si può fare? Si può tirare fuori uno dei castroni, una femmina e farli vascolare di nel paddock di fronte a quello che è rimasto dentro. Ovviamente io lì mi devo fidare del fatto che lascio un cavallo libero e quello resta lì nella zona dove siamo, ma immagino che se sta a casa vostra avete un buon rapporto e lui resti lì. Altrimenti prima di introdurre un nuovo cavallo bisogna lavorare sul rapporto. Fate la prova con questi due, cambiate, fate la prova con l'altra accoppiata e a quel punto dovete valutare sulla base di quello che avete visto. Più precisa di così io non posso essere, proprio perché riguarda giochi di sguardi, di spostamenti, comunicazioni, l'enfasi che uno ci mette. Io vorrei sapere che cosa ne pensate di tutto questo, le esperienze che avete di introduzione in branco. Nel prossimo video risponderò a Ariela, che mi ha fatto una domanda sempre riguardo a un'introduzione, e quindi abbiamo due video sull'introduzione in branco. www.etologiaequina.it per andare a iscrivervi alla newsletter, che così vi permette di non perdervi un video, un post, niente. Anche perché chi mi segue da YouTube sappiate che ci sono tantissimi post che io faccio e che pubblico sul mio sito. Quindi lì e poi iscrivetevi ai Quindi 2024 per avere veramente una formazione completa sull'etologia del cavallo, comunicazione, emozioni, gestione dello stress, abilità cognitive, gestione naturale, gli effetti delle attività equestri, secondo ovviamente la ricerca scientifica, sullo sviluppo della personalità del vostro cavallo, la crescita del puledro, l'alimentazione, insomma ce n'è veramente tanto per diventare dei proprietari o degli appassionati consapevoli. Ciao e alla prossima!